Vediamo se finalmente possiamo aggiungere a Nicolò dell'Ascoli Fan Club di Amsterdam. Buonasera a tutti, ragazzi. Vediamo di aggiungere a Nicolò. Ti ho mandato l'invito, accetta. Mi raccomando, Nicolò. Eccolo, Eccolo. mi vedi? No, non ti vedo, bro, però non fa niente. Dai. Ti vedo, dai, ti vedo, non lo so. L'importante è che ci sentiamo, Sì, tra l'altro. comunque, come stai, amico mio? Buonasera a tutti. Tutto bene, Seba. A livello di vita va bene, a livello calcistico male. Vabbè, lo so, purtroppo l'Ascoli non sta andando molto bene, però dai, il calcio è questo, pure il Milan è partito bene, ma poi nelle ultime partite si è un po'. L'Ascoli va malissimo, fratello. Se vogliamo partire prima dal Milan è Va meglio. bene, parliamo subito di Milan allora. Comunque ti stavo dicendo, stavo vedendo gli ultimi 10 minuti del Real, Sì, partita pazzesca, eh. veramente. Pazzesca perché là si vede la bravura dell'allenatore. Ancelotti, lo sappiamo tutti, che ha messo gli ultimi 10 minuti all'ottantesimo, ha messo Joselu e Diaz. Ok. Tutta proprio a fazione anteriore, messo tutte avanti. Io vedevo tutti i giocatori del Real Madrid erano ovunque, ovunque, ovunque. Una partita pazzesca, una partita che solo lui sa vincere così, perché solo lui sa vincere queste partite. E devo dire che ancora si porta in finale sempre con il suo Real Madrid, proprio pazzesco, pazzesco. Niente, Assolutamente, assolutamente. Ma niente la vince da dire. Seba. Il migliore al mondo. Il migliore al La mondo. vince perché il Borussia Dortmund è una bella squadra, però non è come il Bayern, cioè il Real Madrid ha battuto il Bayern Monaco, ha battuto troppe squadre forti, il No, PSG, no, chi ha battuto prima? Il City. e là si vede la prova dell'allenatore. C'è un allenatore Troppo. pazzo, l'allenatore che già lui sa come mettere i giocatori in campo. Quindi complimenti a Ancelotti, complimenti al Real e spero a questo punto che vinca la finale perché Real Madrid vuole puntare sulla 15ª Coppa dei Campioni, ragazzi. C'è qua una Eh cosa. sì. Comunque, saluto a tutti quelli che ci seguono: Andrea Pane, Svenka, Vita Amato, Giuseppe Saggio, Cristian, tutti quelli che ci seguono, Alexander. E dai, si parte a bomba. Iniziamo subito dal campionato italiano, dal Milan. Allora, Seba, innanzitutto ti volevo fare anche gli auguri comunque davanti a tutti per il bomber. Per Grazie, grazie, il grazie. nuovo bomber, quindi. Appena 6 mesi. Saluto a Carlo Tomago che ci segue, Giuseppe, un abbraccio. Ci siamo presi un po' di tempo anche perché siamo stati un po' busy, chi per la famiglia, chi per lavoro, ma adesso siamo qui, siamo Sì, tornati. siamo ritornati con una troppa carica. Ci siamo assentati un po', come dici tu, per famiglia, tu per il lavoro e purtroppo non ci siamo. Assolutamente. Però adesso dai, si ritorna a belle cariche, abbiamo un po' di tempo di spendere insieme con tutti gli altri, tutti quelli che ci seguono. Saluto a Danilo Ferri, ciao Danilo, ciao Carlo Tomagra. E niente, parliamo subito di Milan, un Milan come ti dicevo. Partiamo dalla Serie A, Seba, che quest'anno l'Inter ha vinto proprio nel giorno del derby, tra l'altro. Sì, una partita che io pensavo che li fermavamo almeno, sapevo che vincevano il campionato, però pensavo che quella partita era la partita, sai, che li facevamo fermare un po', ma loro onestamente sono stati più bravi di noi. Noi pochissimo, pochissimo, poca roba. E Milan è partito, come ti dicevo, alla grande inizio campionato e poi Cazzo! ci siamo un po'. Scusa Seba, un saluto alla crew di Spinetoli che ci sta guardando del mio paese. Ciao Ci ragazzi, sta una. sì.
Una bella tavolata, tra l'altro tutti i milanisti ascolani qui vedo, è un interista, però tutti i milanisti ascolani. Un abbraccio proprio Grande, un saluto a tutto Spinetoli, forza Ascoli, dai! forza Ascoli ragazzi. E niente, partite come ti dicevo, siamo partiti bene inizio campionato e poi non lo so, in base agli infortuni, in base alla squadra che non ha più trovato gioco e non capivo i cambi che faceva Pioli durante le partite, cambi completamente che si potevano fare prima o non si potevano fare direttamente, ma Certo. non ho condiviso delle scelte. Ciao Simone Costanzo, un abbraccio. Non ho condiviso delle scelte che ha fatto Pioli Ma in base a. Seba, ti faccio una domanda. Secondo te a un certo punto lui non è andato in confusione? Sì. Perché Pioli non si può criticare. 4 anni di Milan, Pioli l'ha preso che il Milan non faceva la Champions. Mo fa la Champions e ha vinto lo scudetto. Cioè, secondo me Pioli ha fatto un grande lavoro a Milano. Ha fatto un grande lavoro a livello di motivazione, a livello di mentalità, di stimoli dei giocatori, Sì. perché ha dato spazio ai giovani, ha fatto giocare i giovani. Esatto. E io non dimentico ovviamente quello che ha fatto, però cioè, almeno quest'anno non abbiamo fatto neanche la prova, cioè su tre competizioni non abbiamo fatto neanche la prova ad andare avanti, lasciamo perdere il campionato ormai l'Inter se n'è andata in fuga, ma l'Europa League e la Coppa Italia non siamo mai riusciti ad arrivare a questo obiettivo e che poi Sì, però l'Europa League ha incontrato la Roma che in quel momento stava in forma. Era difficile, era sì. difficile. La Coppa Era Italia sì, la Coppa Italia sì, però alla fine la Coppa Italia ormai nessuno la conta, cioè, per carità, però. difficile con la Roma perché da quando è arrivato De Rossi la Roma ha cambiato modo di giocare. Difficilissima, difficilissima. Però dico, quando siamo andati a Roma, cioè non abbiamo fatto neanche la prova a fare quel tanto che bastava in più. Non l'abbiamo fatta perché la Roma, come ti dicevo, in tutti i reparti ha giocato bene, ci ha chiuso tutti gli spazi. Però Sì. noi che siamo il Milan deve fare sempre qualcosa in più. Però onore alla Roma, ha giocato bene, meglio di noi. Per quanto riguarda il campionato, ci siamo spenti, come ti ripeto, nell'ultima partita, potevamo fare di più. E ora ci accontentiamo del secondo posto. Va bene così, a me mi sta bene, però credo che è arrivato il momento che Pioli cambia. Scusa Seba, un saluto a Filippo e Giorgio, due grandi amici che ci seguono. Ciao, un Mi hanno abbraccio. mandato un video live. E niente, poi per quanto riguarda, te l'ho detto, Yes. quando riguarda Pioli, sì, in questi 3 anni che ha fatto, 4 anni, in 3 anni ci ha fatto vincere il campionato, ci ha portato in Champions, siamo arrivati insieme in Champions, Sì. però ultimamente non sta, cioè, i giocatori, per esempio, un giocatore come Çukur, come Okafor, come Jovic, questi ci devi dare più minuti, non puoi sempre Ma giocare con. Jovic ti piace? Perché Jovic è un talento, però è alterno, cioè non è troppo stabile come giocatore. Jovic come sostituto, come panchina, va bene, perché alla fine quando tu lo metti in campo lui mette tutto, cioè lui dimostra il suo valore Quello è vero, sì. Segna pure, fa pure gol. Fa pure gol. fa pure gol nei minuti che lo metti, quindi Jovic io lo terrei come sostituto, però prenderei subito un attaccante perché Giroud ormai sta per finire. Giroud viene a trovare te, mo ci fai amicizia. Ci Se fai, Seba, sicuro, tu lo andrai a conoscere. viene qua a New York, lui giocherà con i Los Angeles, però se viene qua. Aspetta, un attimo, Seba. Gianluca Palanca gli devo dare lo yellow card ammonito perché dice Ascoli in C. Ciao. Ammonizione. Vabbè, Cioè. lui è barese, lui è Ho tifoso del Bari. capito, Gianlu, però tu ti presenti così, io ti devo fare yellow card proprio. Cioè. Un saluto a Scusa. Palanca, tifoso del Bari, il Bari pure sta andando male, comunque Qua c'è solo il picchio, bro.
Sì, hai, per quanto riguarda Si scherza, certo. il Milan, la situazione è questa. Adesso spero che, come ti dicevo, dovrò puntare su un attaccante, un vice Giroud. E vedo che già ci sono contatti con Sesco, l'attaccante dell'Ipsia, che già stanno valutando e che piace molto al club. E poi si parlava pure Zirkzee, Zirkzee, l'olandese è forte. Zirkzee è fortissimo, Seba. però per adesso sono concentrati su Sesco, che forse già stanno parlando con le agenti, a Ma breve chiudono. Sesco non segna, Sesco non segna. E lo so, a me piace Zirkzee, sinceramente, Zirkzee, Zirkzee numero uno, per quello che ha fortissimo, fatto e quello che sta facendo con il fortissimo. fortissimo, un bel giovane, un bel attaccante. Dai, Ma speriamo di puntare ti faccio una a punta. domanda però, Seba, quella principale. Ma tutto dipende dall'allenatore, tu chi vorresti? No, a questo punto, guarda, se che caso si parla in questi giorni di Conceição, Fonseca, cioè a questo punto se devono venire questi io mi terrei a Pioli, perché se deve venire un allenatore che deve fare la differenza, un allenatore che deve cambiare il sistema di gioco, un allenatore che deve motivare Esatto. la squadra, un allenatore che ci deve portare almeno a vincere qualche cosa. Quindi io punterei su De Zerbi, su Conte, che a me piacciono molto, Assolutamente, questi due allenatori piacciono assolutamente. Ma De Zerbi ancora di più, Seba, più di Conte. De Zerbi lo fai stare lì, gli dai un progetto di 5 anni, lungo. Zerbi, però l'unica cosa di De Zerbi che tanto sai non piace, che lui sì, è un allenatore che piace fare gol, tanti gol, però è un allenatore pure che prende tanti gol, quindi Sì, è la vero. fa modo di giocare che lui c'è cioè un modo di giocare troppo offensivo, secondo me. Per l'Italia soprattutto, perché l'Italia il risultato è quello che conta. Se perdi 3 partite in Italia sei fuori. Cioè. Esatto. Però per il modulo che c'è De Zerbi non mi penso solo che lui gioca a fazione anteriore, cioè lui gioca tutti avanti, Gioca tutti uomo a uomo, va su, non ha paura. Non ha via. paura. Punta sempre ad attaccare, sempre offensivo e non a difendere. Invece la Conte mi piace perché Conte Eh sì. sa mettere bene la squadra in campo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Quindi salutiamo a San Babbo Pasqua, a Pinturicchio, a Frazzetto Angelo che ci seguono. Ciao ragazzi. Bella raga, grazie del supporto. A Dani e Cassano, io non voglio essere nessuno dei due. Un saluto a Marco, grande tifoso dell'Ascoli, anche sempre presente, anche in trasferta. Ciao Marco. Saluto Marco, ci segue sempre. Ciao Salvo. E niente, per quanto riguarda questo, te l'ho detto, per il Milan ci vuole un attaccante e un allenatore. Io preferirei, come ti ho detto, De Zerbi o Conte. Poi vediamo chi viene. Alla fine chi viene. L'importante è che almeno fa bene col Milan e ci fa vincere, ci fa avere qualche soddisfazione. Guarda, ti dico la mia, Seba. Secondo me, Conceição è il nome giustissimo, perché Conceição è un allenatore che è arrivato sempre buone posizioni col Porto in Champions League e soprattutto gioca un calcio buono, anche che conosce il campionato italiano perché è cresciuto in Italia calcisticamente. Conceição, secondo me, è il top per Milan. Guarda, sì, non dico è un ottimo allenatore, è un buon No, allenatore, però guarda, ricordiamoci. Seba, anche i grandi allenatori all'inizio non erano grandi, ma secondo me Conceição può diventare un grande allenatore. Veramente. Sì, Il Porto è fantastico. Cioè. dico la capacità ce l'ha di diventare un grande allenatore, c'ha tutto quello che ci serve, però ancora non ha l'esperienza giusta, secondo me, per. Tu dici il Milan c'ha bisogno di qualcosa di più concreto. Allora, qua stiamo parlando del Milan. Allora, Salvo Del Bonaparte, Milan, Milan del Milan. deve Sì. scoprire tanta roba. Sì, l'avevo detto prima, Sesco a me piace pure. Vediamo chi prenderà. Comunque, stavo dicendo, per allenare il Milan, Nicolò, deve venire un allenatore da Milan, un allenatore che non è che sta prendendo, ti faccio un esempio, non sta prendendo il Verona
o non sta prendendo la Salernitana. Qua stiamo parlando di Milan. Il Hai Milan ragione, è un hai grande club, ragione, fratello. è un grande club, è un grande Eh sì. club e ha bisogno di un grande allenatore. Ora, per allenare il Milan, tu hai bisogno di gente preparata, gente con nomi, gente come Conte, gente come Klopp, gente come a Ancelotti. Questi sono gli allenatori che servono a portare bene al Milan. Ma se tu mi devi prendere subito, puoi partire con Conceição. Conceição, sì, è ancora, sì, diciamo che è un bravissimo, bravissimo, no, ottimo, bravissimo allenatore, però che non ha l'esperienza, ancora non ha allenato squadre forti, squadre di certi livelli, capito? E quindi io ci darei un po' di tempo a Conceição. Quindi Capisco. Conceição, io mi lascerei a Pioli, arrivato a questo punto, capito? Ok. Segue e Sabo Bonapasco scrive: comunque il mio allenatore ce l'ha buona e la società e i giocatori che non sono buoni. Sì, ti dico di sì e ti dico di no, perché Infatti, infatti. da quando Maldini se n'è andato, che hanno fatto una grande, per me una grande porcata, perché Maldini per me è il simbolo del Milan. Maldini secondo me Assolutamente, assolutamente, lo sbaglio più grande, lo sbaglio più grande. Esattamente, hanno fatto lo sbaglio più grande di lasciare andare a Maldini, che io lo terrei là Sì, a vita, a sì, io vita, lui Maldini doveva essere presidente, tipo Rui Costa al Benfica, Rui Costa al Benfica presidente, via, boom. Esatto. esattamente. Ciao Robert Bonelli, ciao, saluto Robert Bonelli, Tony Marche e Emanuele Saggio. Ciao E ragazzi. sì, per quanto riguarda la società, a me, dal primo momento che si è presentato Gerry Cardinale, io ho detto fin dall'inizio che non è questo non sa neanche quanto Coppa dei Campioni c'è al Milan, per farti capire. Perché Assurdo. questo presidente si è preso il Milan solo esclusivamente per business, solo per business, no per fare Sì. squadra. Si è preso il Milan per i bilanci, tanto devono entrare e tanto devono uscire, ma poi non ci Sì. interessa niente. Di trofei né di... E quanto riguarda questo, sono veramente d'accordo con te, Salvo Bonapasqua. La società deve cambiare e deve cambiare pure il presidente, Seba, perché il presidente. Seba, scusa che ti interrompo, ma purtroppo il calcio è diventato così. Vedi che anche l'Ascoli ormai è diventata una società di business, Sì, capito? ormai. L'hanno trasformata in una società di business, ma l'Ascoli è una società piccola, non puoi anche, capito? Sì. Però il Milan è il Milan, non puoi nemmeno perché il Milan deve vincere la Champions, Mila, punto. qua stiamo parlando, no, no, perché qua sono tifoso del Milan, ma il Milan è storia, il Milan è un Il Milan grande club che ha è vinto. storia, bro. Il Milan è storia. Il Milan è Champions League in Europa. Il Milan, Niente di. se deve andare avanti con un'altra mentalità, la mentalità vincente che aveva Berlusconi. Cioè Sì, Berlusconi, non solo purtroppo sì. Berlusconi era presidente del Milan, ma era proprio legato al Milan. Cioè, quello, per l'amore di far vincere il Milan, comprava tutti i migliori giocatori. Cioè, presentava l'allenatore, la miglior squadra da competere in Europa e a livello internazionale. Ma c'erano i giocatori. Allora, Seba, guarda, ti dico due cose su Berlusconi. Una, veloce, veloce. Una, gli serviva anche a livello politico. Però, due, lui era intenditore di calcio, secondo me. Capiva anche il calcio, poi. Qua stiamo parlando di un presidente che era proprio legato ai colori rossoneri. Era legato, sì. Era legatissimo. Questo presidente si vende a Tonali, si è venduto a Tonali, sì, con i soldi di Tonali ha comprato 5 giocatori, vero? Però tu da presidente devi fare in modo che la squadra sia competitiva a livello europeo e a livello internazionale, ok? Tu non mi puoi vendere giocatori al primo anno di Milan che ti fanno 2 stagioni da urlo, 2 stagioni da urlo, per poi prendere giocatori giovani, sì, giovani, ma che non hanno esperienza. Almeno prendi giocatori forti, giovani, che hanno l'esperienza, che hanno delle gambe, non lo so, minuti a livello internazionale, buoni a livello europeo, a livello italiano pure. Cioè, ma giocatori che già hanno esperienze, giocatori validi
Anche se tu dici vuoi puntare sui giovani, vero? Ma sui giovani però devi prendere giovani che hanno esperienza, giovani che già sanno cosa significa fare una Champions League, giocatori che sanno cosa significa fare un'Europa League, giocatori che hanno esperienza in campo internazionale. Ma tu non mi puoi presentare tu di presidente, che poi tu vai allo stadio, non lo so, forse una volta, 2 volte all'anno, perché questo allo stadio Assurdo. c'è poco e niente. Questo, cioè, tu che presidente sei, che allo stadio ci vai. Saluto a Manuele Caniglia, a Francesco Alessandrini. Ciao Francesco. Bella raga. Cioè, tu dal presidente allo stadio ci vai una volta e mille mai. E poi cosa pretende? Che il Milan ti vince senza giocatori? Il Milan vuoi che ti vince che ti fa risultati in campo internazionale? Ma deve avere i giocatori, deve avere la mentalità, deve avere la squadra. La squadra deve avere. Pronta su tutte le caratteristiche, su tutte le caratteristiche, su tutti i punti di riferimento, capito? E la cosa buona che hanno fatto indagare Ibrahimovic come direttore sportivo, come manager del Milan, che a me mi sta. Pensi? Pensi che è buono? Sì, perché è un motivatore, è uno che fa Sì, ma ti legato. faccio una domanda, Seba, che ha fatto fino adesso? Niente, cioè alla fine. No, vabbè, ancora è arrivato adesso, l'hanno messo adesso, come non è che tu subito, e poi non ha fatto niente a livello di giocatori, ma perché? Perché c'è un presidente che giustamente ci ha detto: questi sono i soldi, questi devono entrare e questi devono uscire. E la colpa non la diamo a Ibrahimovic, la colpa non la diamo a Ibrahimovic, la colpa ce l'ha il presidente, perché il presidente c'è o non c'è, è la stessa cosa. Quindi, per quanto riguarda il livello societario, io sarei più contento. Siamo uguali, Seba, Ascoli e Milan contro il presidente a morte proprio, a Io morte. se guarda, se fossi della società, della dirigenza, io punterei proprio, anzi, punterei ad avere un altro interesse, un altro acquirente per acquistare il Milan, perché arrivato a questo punto, cioè, io mi devo tenere a uno che c'è o non c'è la stessa cosa. E poi quando si parla di mercato, no, questi non li possiamo spendere perché questi siamo fuori bilancio. Cioè, che presidente sei tu? Quindi, secondo me, il Milan deve cambiare presidente subito, subito all'istante, allenatore, perché il ciclo di Pioli è finito. E poi ci vuole, come dice Salvo Bonapasqua, e confermo, ci vuole uno o due terzini destri, un attaccante, un centravanti, perché alla fine gli esterni ce l'abbiamo buoni, il centrocampo è buono, e la difesa, punterei. Per ora Kier mi sa che si ritira, oppure Kier è troppo vecchio. a fine stagione lascerà il Milan, quindi ci vorrà un difensore centrale alla Ma portata. anche Tomori, frate, Tomori comunque si deve svegliare, eh. Tomori è bravo, però fa certe cappellate a volte, cioè. Amore certe volte fa delle sciagure, però Comunque ricordiamoci. il peggiore, bro, perdonami, ma è Leao, perché Leao è un grande giocatore, ma voglia zero, cioè, ma tu Leao, stai giocando col Milan, Leao, sveglia, ma che vuoi, cioè, oh. il problema suo che non è costante, perché Ma Leao le... Leao ormai può fare il rap, frate, veramente, cioè, ormai non è più Leao credibile, ormai. ti fa 2 o 3 partite buone e poi non è costante, perché se Leao fosse costante ogni partita sarebbe il giocatore più forte d'Italia. Esatto, Leao il potenziale è fortissimo, ma la voglia è zero, la voglia è tutto nel calcio. La voglia è tutto, Sì, cioè. certo che tu. Se tu mi fai una partita buona e 10 passeggi in campo, io da allenatore, certo. Giocatori come Gattuso, frate, c'hanno un decimo della tecnica di Qua Leao, stiamo parlando. ma Gattuso ha vinto i mondiali, le Champions. Gattuso è giocatore, no, Leao? Mo' il ruolo è diverso, però, per farti capire, no? Quello era un altro Milan, un'altra mentalità, altri Grandissimo giocatori. Pirlo, Seedorf, Kakà, Sheva, Cafu, Dida, Nesta, Maldini. Il miglior Milan dopo l'era Sacchi, il miglior Milan, cioè Sì, dopo l'era Sacchi quello, dopo Sacchi, sì. Ma quella era la miglior squadra d'Europa, frate. Quel periodo era proprio del mondo. parlando di un altro ciclo, un altro altri Cose tempi, pazzesche. che io ti ripeto, spero che
Spero che questo Milan cambi qualcosa l'anno prossimo, perché, come ti dico, ci vogliono due terzini destri, un centrale difensivo, un attaccante come si deve e l'allenatore. E poi il presidente, perché il presidente, secondo me, deve dare dimissioni, perché non è da Milan. Non è da Milan. Per prendersi il Milan, tu devi essere legato al Milan, devi avere quella passione, quella che ti trasmette di vincere, deve avere la mentalità vincente, perché il Milan non è che arriva qualcuno, il primo che arriva allena il Milan, non funziona così. Il Milan è il Milan, quindi spero che l'anno prossimo cambi qualcosa e che faremo un ottimo campionato sia in Italia che in Champions. Votiamo a Vini. Speriamo, speriamo perché il Milan comunque deve tornare dove era. Il Milan è una squadra gloriosa alla fine. Esattamente. Dai, speriamo bene per il prossimo anno. E niente, adesso non lo so, parliamo un po' di Juve, parliamo di Inter. Che dici Ma dell'Inter? io parlerei dell'Ascoli, poi torniamo in Serie A. Che dici, Seba? No, io non ho voluto dire dell'Ascoli perché eri un po', ti vedo abbattuto, un po' abbattuto, ti Sì, vedo. sto un sacco abbattuto, ma è ora di affrontare il Allora, trauma. ok. Parlami dell'Ascoli. Niente, allora, quest'anno Seba, la prima partita, ti parto proprio dal principio, Alfa e Omega, siamo all'Alfa al principio. Prima partita, Cosenza-Ascoli, primo tempo, tre espulsi dell'Ascoli, 0-3, 0-2 per Cosenza, cioè 2-0, scusami. Io così. Scusami, Salvo Bonapasqua scrive: Ascoli si salva, fratello, il Bari è venduto, scendono loro. Ci scrive Salvo Bonapasqua da Scordia. Guarda, Salvo, io spero che la tua manifestazione di pensiero sia vera perché, cioè, non lo so, noi ascolani stiamo pregando tutti i santi, tutto, stiamo facendo di tutto. E no, è partita tutto comunque, Seba, da sta stagione, da sta partita, la prima partita della stagione maledetta, tre espulsi il primo tempo. Ma sai chi era l'arbitro? Di Lazio Milan che ha espulso tutti. Quello Pazzesco, lì pazzesco. era, perché lui è un fuori di testa, lui espelle tutti. E lui, Scandaloso. però c'è stato anche due espulsioni a gioco fermo e di una di forte l'attaccante che adesso sta al Cosenza, che quell'espulsione lì adesso va nel calcio scommesse, è stata implicata nel calcio scommesse perché fu un'espulsione a gioco fermo, boom, un pugno, capito? Red card. Insomma, vabbè, partiamo tutto da lì. Io non ti vedo, Seba, quindi un attimo non capisco, capito? Palla, io ti vedo forte e chiaro. Palla, Guarda, io forte c'ho di qua per vedere un attimo, capito? Con quell'altro telefono. Comunque, allora niente, siamo partiti con Viali, mister Viali che adesso allena il Cosenza, 13 partite, 12 punti, al che abbiamo dovuto cambiare allenatore, è avvenuto Castori, grande, allora aveva già allenato l'Ascoli, il primo come presenze di panchina in Serie B, uno che capisce, ma purtroppo non ha fatto bene, non ha fatto bene. Giocava sempre di rimessa, un gioco brutto, un gioco che usa la prima punta sempre a tirare le palle su. Ciao Cristian Pizzi che ci saluta. E dopodiché abbiamo preso Massimo Carrera, l'ex Juve, che allenava pure con Conte, ha allenato. Senti un po', Viali chi era quello che giocava nella Fiorentina, il difensore? Allora, lui era difensore, però non so se giocava con la Fiorentina. William Viali, Perché io mi non mi ricordo. ricordo un Viali che è venuto a Scordia nel mio paese tantissimi anni fa. Ah. E non so se è lui quello che. Perché c'è i capelli lunghi. E Sì. allora è Sì. lui. Sì, ma mi sa che stava con la Fiorentina anche, sì. Stava nella Sì. Sì, Fiorentina. Erano Miccoli, Maresca. quel periodo lì, sì. Sì. Sì, grazie Salvo, me lo ricordavo. Si è diplomato con me, dice Salvo. E Sì. poi niente, Seba, come abbiamo visto già nei commenti, adesso c'è la situazione che Ascoli, Ternana e Bari si giocano due posti nei playout, una retrocederà.
Quindi sì, anche Marco ci conferma Viale ex Viola. Marco, esprimiti un attimo tu, cosa ne pensi di questo Ascoli? Tu che vai sempre a vedere le partite, perché io da qui comunque posso solo stare depresso, ma... Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. E poi l'Ascoli, c'è questa situazione, Seba. Adesso, se anche l'Ascoli vincesse, ma il Bari vince e la Ternana vince, noi retrocediamo. Quindi il Bari fa contro il Brescia, ma il Brescia porterà le seconde linee a Bari. Gioca con le seconde linee. L'Ascoli con chi gioca? Con chi gioca l'Ascoli ora? Col Pisa. Il Pisa non gliene frega niente, però c'è una rivalità. Aspetta, Quindi ma quante partite mancano? Quante partite mancano? una, l'ultima sarà venerdì. E L'ultima. Se se la vince l'Ascoli? la vince, dobbiamo sperare che una tra Ternana e Bari non vinca. Perché se una dei due perde, l'Ascoli è salva. Play-out. Andiamo a giocare play-out. Ah, alla fine fa sempre play-out. Sì, sempre play-out. Sarebbe una... È la nostra salvezza già, però. E l'Ascoli gioca in casa con il Pisa o Sì. gioca là? Giochiamo in casa. Ieri, da parte del popolo ascolano, posso dire, si sono riuniti 200-300 persone a guardarsi in faccia, a parlare della società. Ecco, vediamo Marco che dice: L'Ascoli, il marcio parte dall'alto, gestione, dirigenza, mercato, campo allo sbando. Esatto. Il problema è questo, Seba, che noi abbiamo De Santis. Ti ricordi l'arbitro implicato a Moggiopoli, Calciopoli? Sì. Okay. Lui è 2 anni che sta in dirigenza nell'Ascoli, ma non si sa che cazzo sta a fare questo. Un corrotto. Cioè, lui è sporco. Lui è sporco. Quindi, cioè, Beh, è ma inutile. però dalla prossima cosa i colori sono sempre quelli però. È vero. A lui I colori sono gli sempre piace quei colori, quelli. Dovete ma cambiare i colori. addirittura pure l'ex presidente del Bari. Dice Pure Salvo. da una parte scrive ex presidente del Bari. Wow. Guarda, guarda, ad Ascoli stiamo piangendo, cioè stanno piangendo gli ascolani a livello calcistico, perché è una tragedia la retrocessione. Seba, hai visto il Catania in Serie C? No, però guarda il Catania, guarda il Catania. Il Catania ha vinto la Coppa Italia. Si è qualificato per i playoff, però in campionato non sta rendendo come dovrebbe rendere. Ma ascoltami, ma quanto è difficile la Serie C per il Catania, frate? Il Catania è una società gloriosa, ma è difficile, non si esce più. Difficilissimo. La Serie C, Non la si Serie esce più. è difficile. I playoff ne vince una su 20. Cioè, È difficile. No, è impossibile, non si vince più. la Serie C secondo me è il campionato più difficile che c'è. Sì. Tre gironi, vai a giocare nei campi Picerno, campi piccoli, ti sputano, ti tirano le pietre, cioè non è. Poi voglio fare un appello, ci andasse Nestorowski a giocare in questi campi, giocatori che quest'anno ad Ascoli non stanno facendo niente, bro. Se tu vedessi le partite, io le vedo tutte, pure quando lavoro, fanno schifo, sono indegni. Ce ne sono due o tre giocatori che si salvano, faccio i nomi: Peppe Bellucci, Eric Botteghin e Colo Vasquez. Colo, Colo 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 è andato alla Cremonese, fratello. Ah, Colo Questa Colo era. società si è venduto tutto e hanno fatto un mercato di merda. Hanno preso a gennaio due giocatori, uno dalla Finlandia e uno dalla Slovacchia. Ma stiamo scherzando, fratello. Per salvarci dalla Slovacchia e dalla Finlandia, questi sono dei criminali a livello calcistico. Quindi siamo in mano a Cioè, Cristo, come si dice. praticamente in mano di nessuno siete, va? Siete in mano di nessuno in questo momento. In mano di nessuno, è in mano de delle divinità, forse di Costantino Rozzi, il presidente che vive, forse di nonno, tutti i tifosi che sono morti, non so. Ma tu come la pensi? Cioè, come la vivi? Tu secondo te l'Ascoli si andrà ai playout e si salverà? Cosa ne pensi tu? Allora, io la vivo malissimo, Seba, perché
alla fine vedo le partite e capisco il calcio. Mi sento anche spesso con degli amici, Piero e Pierga, che li saluto. Però onestamente io non so nemmeno se ce la facciamo a vincere col Pisa venerdì. Capisci? Perché noi abbiamo fatto certe partite, Seba, quest'anno non abbiamo vinto certe partite che gli altri non tiravano in porta. Gli altri non tiravano. Salvo scrive: il migliore dell'Ascoli è Pedro Mendes. Esatto. Tra parentesi, grande Salvo, Pedro Mendes si è infortunato, si è infortunato il miglior bomber uscito a febbraio. Da febbraio adesso non ce l'abbiamo avuto più. Lui stava 11 gol, ancora sta sul capocannoniere. Emiliano Viviano è finito. E infatti Seba, il prossimo anno da Ascoli torna un grande portiere per il Milan, Vasquez, che è in prestito Sì, lo dal Milan. so, l'abbiamo dato in prestito al Milan. Sì. Grandissimo portiere, fortissimo. Emiliano Viviano è stato uno dei grandi scempi di quest'anno. Ci ha fatto prendere gol assurdi, un'arroganza in campo, uno schifo. Viviano, io già gli ho scritto anche in Instagram, lui mi ha bloccato. Non ero offensivo, però gli scrivo: Viviano, vai a metterti a sedere, no? Ci ha Vabbè, ma bloccato. ormai è finito Viviano, ormai che deve giocare più, è finito ormai, ormai è finito. Viviano è finito, è una persona che ruba i soldi ormai. È finito, è finito. Sì. Però dico, mi ricordo che c'era Dionisi, attaccante Dionisi non c'è più. Dionisi, siamo partiti con lui, ma la seconda giornata l'hanno venduto. Con chi gioca? Con la Ternana adesso, a Terni. Oh, io c'ho la maglia di Dionisi, la maglia Grande, dell'Ascoli c'ho. sì. Grande. Grandissima la maglia di Dionisi, Seba. Il grande bomber. Era un Calligari, Salvatore scrive: Calligari si salva secondo te? Cagliari No, forse. no. Ah no, ha scritto: Calligari si salva secondo te? Ah, Caligara è un giocatore o forse Cagliari? No, non penso a Cagliari, io penso che sta parlando di Calligari. Ah, ok, di Caligara come giocatore, ok, grande. Sì, però Caligara purtroppo ci ha avuto 2 o 3 mesi di infortunio che non ha giocato, però Caligara è un grande giocatore. Caligara ha esordito anche in Champions League, Juve e Barcellona, per esempio. Era giovane, però grande giocatore. Ha fatto doppietta a Palermo, un punto che è servito, ma tanto sì, è servito perché se vinciamo e metti il Bari e la Ternana perde, è super servito. Però siamo in mano ancora alle altre Ma squadre, secondo purtroppo. te, allora ce la farà l'Ascoli a salvarsi? Secondo te? Dall'1 al Allora, 10. fratello, io ovviamente ti dico di sì, perché l'Ascoli Calcio, però è dura, sarà un'agonia, Esattamente. sarà un'agonia. E secondo te chi vincerà il campionato Serie Allora, già l'ha vinto il Parma, adesso B? Ok, a parte il Parma, togliendo il Parma. il Como va su, il Como va su, poi ci saranno i playoff. E chi andrà ai playoff? Secondo te chi andrà ai playoff? Ai playoff ci sta Brescia, adesso vado a memoria, Sampdoria, cazzo, vabbè, Venezia, Palermo, ragazzi, aiutatemi un attimo, muoio ste quattro, Io ho visto il Sud Tirol ce no, la può sul fare. Tirol no, perché io sto concentrato alla zona bassa quest'anno, quindi No, il Sud Tirol c'è l'attaccante, l'ho avuto modo di Sampdoria, parlarne. pure, infatti Salvo scrive, anche secondo me il Venezia ha bei potenziali, ha un bel potenziale. Sì, Venezia, Sampdoria con Pirlo che hanno preso punti da quando è arrivato Pirlo, hanno fatto. Guarda, il grande Marco mi conferma anche, vedi, non siamo più padroni del nostro sito, vince contro il Pino, adesso perché c'è la rivalità? Cioè i pisani non ti fanno vincere, non è una partita facile, quello mi fa impazzire. Non è una partita facile, ma sarà da soffrire come tutte le altre partite, perché ormai il calcio ormai si deve soffrire fino alla fine si deve Sì, soffrire. però se sai che succede? Succede che il Parma regala un punto al Bari, per dire.
ci stanno sti favori, Allora, tu lo sai nel calcio, sì. però loro non ce lo fanno questo, ci odiano sti bastardi, tra virgolette, calcisticamente. Salvo Bonapasqua scrive: il Cosenza ci ha i playoff e Enrico De Prima dice che il Brescia è pure nei playoff. Allora, il Brescia sì, il Cosenza non so, perché l'ultima l'ha persa con lo Spezia. Capito? Io purtroppo non ho avuto modo di seguire tanto tanto la Serie B, so Guarda, al volo, frate, ti prendo un attimo la classifica. Io perché sto... Catanzaro, bravo, Catanzaro sicuramente. Ho avuto modo di seguire il Catanzaro troppo buono. Però il Catanzaro non è una squadra che mi ha dato tanta impressione. Tra le tante, il Venezia e anche la Sampdoria non è male. Intanto devo dirti che ho visto le partite del Catanzaro, è una squadra tosta il Catanzaro, non è una squadra facile. No, no, Una squadra. no. Allenatore Vivarini. Ah, ecco, ci siamo dimenticati la Cremonese, Seba. Esattamente. La Cremonese. Via. Esattamente, la Cremonese sta facendo un ottimo campionato Yeah. E mo il Venezia se la gioca all'ultimo, vedi, sta 72-70 col Como per andare in Serie A. Però secondo me ci va più il Como. C'ha Patrick Crutrone, Marco 86, salgono Parma, beh, Parma ormai è salito, Como, Cremonese. Sì, può, anche io, però anche il Venezia forse, però anche Como ci sta, è la terza dai playoff. Sì. Salvatore Bravasca ci scrive che ritornando al discorso Catanzaro, ha un allenatore da Serie A. Mister Vivarini, sì. Sì. Io ho avuto modo di seguire Catanzaro Lui molto bene. ha allenato l'Ascoli Vivarini, anche 3-4 anni fa. Sì. Ha allenato bene, bel allenatore, gioca molto, è aerodinamico, gioca avanti, non ha paura. Bello. Secondo te gioca un ottimo calcio? Sì, gioca bene. Vivarini veramente. Tra l'altro l'Ascoli a Catanzaro stavamo facendo una bella partita, poi con un uomo in meno abbiamo perso. Ci hanno espulso uno. Quest'anno anche la Lega Italiana, puntini puntini, perché non ti aiutano. Salvo Seba, ci scrive. certe cose al VAR quest'anno, Seba, non ci hanno dato al VAR. Cioè, io non so proprio più che dire. Il VAR, guarda, non prendiamo sto discorso. Il VAR, proprio negli ultimi anni non sta facendo, cioè c'è o non c'è la stessa cosa. Ci mettono sto VAR, Guarda, fanno schifo. C'è più corruzione ancora. almeno dico, con il VAR andate a vedere l'immagine, cioè, certe volte chiamano fuorigioco, chiamano fallo, e poi non vanno a vedere neanche il VAR, capito? C'è o non c'è la stessa cosa. Infatti, cioè, roba da matti. Approfitto per salutare Alessandro Parisi. Ciao Alessandro, che ci segue sempre da Scordia. Abbiamo tante persone dal paese mio. Ricordiamo che io sono da un paese, provincia di Catania, in Sicilia, Grande Scordia. Scordia, un saluto a tutti. Come si dice i cittadini di Scordia, Seba? A tutti i scordiensi, saluto a tutti i Scordienzi, scordiensi grande Scordienzi. e a tutta Scordia. Spero che ovviamente un giorno di vederli presto, e saluto a tutti, ne approfitto. Un abbraccio forte a tutti voi, ragazzi. Sì, perché ricordiamo che il grande Seba è anche lui un italiano all'estero, come me, quindi sappiamo bene com'è la vita all'estero. Io punterei adesso per parlare un po' di Serie A, un po' di Serie A. Guarda, Seba, speriamo, concludendo l'Ascoli, Ciao Salvo. che questa diretta ci porta bene, perché quando facevamo dirette e te siamo andati ai playoff, ti ricordi? Con Sottil. Dai, io spero che andrà bene. Spero che l'Ascoli vada ai playoff e si salva ovviamente ai playoff. Quindi forza Ascoli sempre, e sosteniamo questa squadra perché l'Ascoli merita di partecipare in Serie B e anche di essere una squadra di Serie A. Anzi, Fratello, esatto, 1898 Seba, 1898 Seba. io spero un giorno di vedere l'Ascoli, vedere un Ascoli Milan da Io Serie A. me lo ricordo Seba, sai quando? Io mi ricordo quando c'era Shevchenko, che ha segnato Shevchenko e Kakà ad Ascoli. Allora, ci fu una partita, la prima di campionato dell'Ascoli di Serie A,
1-1 che segnò Pasqualino Foggia poi. Foggia, sì, e giocava nel Milan. No, Giocava giocava nel Milan Foggia. con l'Ascoli, poi dopo è venuto al Milan. Nel Milan, sì. Poi mi ricordo un'altra partita l'anno dopo che siamo retrocessi, 3-5, Ascoli Milan 3-5, un partitone, ci stava anche Ronaldo, Luis Nazario Fenomeno. da Lima, il fenomeno. Mi ricordo che poi giocava nell'Ascoli un certo Son Cin, che ha segnato pure. Il Cobra Soncin, come no, che t'assomiglia un po', pure a me, se mi lavo il cappello. Salutiamo Gioele Russotto, ciao Gioele che ci segue sempre da Scordia. Abbiamo tanti scordienzi che ci seguono, sempre mille soli, è tutta Scordia, sempre, sempre nel mio cuore. E quindi dai, sperando che ci sia un Ascoli Milan un giorno di nuovo. Parliamo della Juventus. Parliamo di Juve un po' e poi terminiamo poi con il campionato italiano e poi affronteremo altri argomenti nella prossima diretta. Ma concludiamo con il campionato italiano, con la Juventus. Tu che ne pensi di questa squadra? Cioè io questa squadra, questa Juve quest'anno l'ho vista a tratti perché non ho visto una Juve che ricordavo di vedere anni e anni fa. Una Juve per esempio, che c'è un giocatore come Chiesa, che è il giocatore più forte della squadra, secondo me. Cioè, come fai a mettere un giocatore in panchina? Un giocatore di questo in panchina? Cioè, Esatto. e qua viene diamo la colpa ovviamente all'allenatore, perché l'allenatore giustamente è limitato, l'allenatore non capisce, l'allenatore. Cioè, io un giocatore come Chiesa, se io fossi allenatore, lo metterei tutte le partite, perché Chiesa è quello che ti fa quella giocata, ti inventa quel gol, ti fa quella giocata che no, 1-2, 1-2, veloce, veloce, e non te, che subito ti può portare la squadra in vantaggio. E un giocatore che lotta, corre, difende. Cioè io no, non so perché questo ragazzo quest'anno non ha avuto tanti spazi nella Juve. Non lo so, tu cosa ne pensi? Allora, secondo me condivido tutto, Seba, perché Chiesa è fortissimo. Poi Anzi, c'è da dire. scusami, ribadisco, ho avuto il piacere di conoscere la nazionale italiana che è venuta qua a giocare e l'ho conosciuto di persona, le ho parlato, ci ho detto due paroline veloci veloci e lui mi ha Sì, detto, dice... infatti, se andate nel profilo di Seba potete vedere il bellissimo incontro che la nazionale ha avuto con gli italiani a New York. E tu ci sei stato, Seba. Bellissimo. È stata una bellissima esperienza. Ho visto tutta la nazionale, ho parlato con Buffon, ho salutato Spalletti, ho salutato Orsolini, ho salutato a Donnarumma, ho salutato a Di Lorenzo. E ti dico, è stato un bel impatto vedere la nazionale qui a New York. E poi siamo andati allo stadio, ho visto la partita, abbiamo vinto. Certo, dal... Buonanotte, Marco. Scusa, Seba. Buonanotte, Marco. Stracaos Ascoli anche da piccolino, sempre vicini, grandi, grandissimo gruppo. E niente, ho avuto modo di vedere, ovviamente qua vedo tutti i giocatori che vengono qua, ho il modo sempre di vedere a tutti, ho conosciuto tanti giocatori ed è stata, con la nazionale è stata una bella esperienza, bella veramente. Tornando al discorso di prima con la Juve, Salvo ci scrive, Sebi, da buon juventino ti dico che Chiesa con quell'atteggiamento non lo metterebbe nessun allenatore, io se seguo la Juve e tu lo sai, ma male nella testa, non nelle gambe. Sì. Purtroppo, da quando abbiamo vinto l'Europeo, che Chiesa secondo me ha fatto la differenza in quell'Europeo, ha dimostrato il suo valore, Assolutamente. ha dimostrato di essere un forte giocatore, un bravissimo giocatore, un giocatore che ti ripeto, io lo metterei sempre in campo, però non lo so, tu cosa ne pensi? Come hai visto questa Juventus quest'anno? Se hai condiviso le scelte che ha fatto l'Allegri, che ne pensi tu, Nico? Allora, secondo me Allegri, tutto sommato, è quello che adesso la Juve si può permettere, perché concerti comunque la Juve è come quasi il Milan il discorso, perché è una squadra forte, ma a livello di giocatori, Seba, molte persone dicono che c'è uno squadrone la Juve, ma eccetto Vlahovic, eccetto Rabiot, ma
Szczęsny forse è forte, ma per il resto chi c'ha? Scusa, Chiesa ovviamente, ma per il resto non c'ha sti campioni che aveva una volta. Sì, questo sì, la Juventus un po' è calata, un po' è Una calata. volta stavo parlando di Pirlo, Pogba, Vidal, adesso diciamo Tevez, Chiellini, Buffon. Ma quelli erano altri, diciamo, altri Quindi tempi. E la Juve è come il Milan, Seba, devono riprendersi, sì, devono riprendersi si devono perché riprendersi subito, si devono riprendersi subito. subito, perché se no l'Inter vince altri 3-4 campionati, perché non c'è più il Napoli, Sì, vince si solo deve l'Inter riprendere presto. adesso. Però devo dire che in questi anni il campionato è stato un po' equilibrato, perché in questi ultimi 4 anni abbiamo visto 4 squadre diverse vincere il campionato. Da premettere questa, è stato un po' equilibrato perché Però abbiamo visto il Milan. è stato anche un po' equilibrato, però più a sorpresa, perché se ci pensi adesso l'Inter è tornata, boom! Quest'anno, cioè il prossimo anno chi lo vince secondo te? Mo' è da tutto da vedere, però l'Inter parte bella favorita, Io sì, parte favorita, però però ricordiamo che l'Inter c'è un sacco. è tutto da vedere poi, è Però tutto da vedere, però. ricordiamo che l'Inter adesso deve fare banca, deve fare incassi, deve vendere giocatori perché Quello c'è i debiti che ce l'ha, sì. Guarda, non so quanto debiti ha l'Inter da pagare. Quindi. quello è un tasto veramente importante, Seba, perché ho visto tante cose. L'Inter sta messa male, L'Inter malissimo. sta messa male sul piano finanziario Finanziario. perché deve fare cassa, c'è un sacco di debiti e io sono convinto e sicuro che l'anno prossimo l'Inter non farà il campionato che ha fatto quest'anno, perché un pochettino si Ok, abbasserà l'Inter, si abbasserà ci l'Inter, sta, ci sta, sì. perché alcuni giocatori secondo me se ne andranno il prossimo anno, quindi No, ci sta, è vero, si riequilibra un po' la questione. sì. Però, per come dici tu, io concordo. Cioè, la Juve e il Milan hanno bisogno adesso di Sveglia, vincere di vincere. e di svegliarsi un po', di svegliarsi un po'. Sì, ma anche in Europa il Milan deve vincere, Seba. E in Deve Europa vincere la soprattutto. Champions. In La Europa Champions. soprattutto. Sì. Ma Basta. là te l'ho detto, se il prossimo anno ci saranno le ambizioni, le possibilità di arrivare a questo, il Milan farà di tutto per arrivarci, va. Infatti, lo può fare pure un pensiero. Sì. È vero. Quindi tu pensi che la Juve l'anno prossimo si sveglierà, tu dici? La Juve si sveglia perché se come dicono prendono Thiago Motta. Thiago Motta è un Sì. bell'allenatore. Salvo, ho letto, Salvo, sto leggendo adesso. Salvo scrive: ragazzi, l'Inter nel c'è là nel DNA, non vincere ogni anno, tranquilli, occhio alla Roma il Ok. prossimo anno. Sì, e la Roma se De Rossi continua così, ha Sì, è buone possibilità. Sì, vero. concordo, concordo. È vero. Concordo con Salvo. Vero, Concordo con Salvo. ottima Sì, osservazione. perché la Roma sta facendo bene, ha come allenatore un guerriero, uno come Uno che io. conosce Roma, Uno frate, che uno che conosce conosce Roma, Roma. un gladiatore, un lottatore, uno che ha cambiato subito la mentalità della squadra. C'è la squadra che faceva Subito. schifo subito, lui dal primo minuto ha cambiato tutto, sistema, mentalità, gioco, Eppure tutto. Seba, io non criticavo Mourinho, No, perché Mourinho è sempre Mourinho, però De Rossi ha fatto meglio Mourinho, adesso. sai qual è la differenza? La differenza tra Mourinho e De Rossi, che De Rossi è uno che è nato a Roma, cresciuto a Roma e che è romano e che Esatto. dà, quella carica alla sua squadra che non ti immagini. La differenza di Mourinho è che Mourinho ogni partita o si fa espellere o si fa ammonire. Se tu ci fai caso, non c'è mai seduto in panchina, mai, perché lui c'ha altre mentalità. Per lui il calcio deve essere come dice lui, capito? Deve È essere come vero, dice lui. anche condiziona anche un po' la partita con gli atteggiamenti. Condiziona la partita così e i giocatori non li stimola, perché tu quando i giocatori non si vedono l'allenatore, cosa fa? È come quando tu c'è un figlio, il figlio non vede i genitori, non vede un padre, la madre, che fa? Piange.
piangi, giusto? E la Roma, se tu ci rifletti, la Roma è stata così. La Roma, non appena perdeva Mourinho sempre, i giocatori si buttavano a terra, Si cioè può. non erano più stimolati. È Hai vero. capito? Hai capito? E questo, il problema è questo. Salvo ci scrive, Thiago Motta non è da Juve, secondo me, da buon juventino vorrei Mister Viriani e sarebbe la rivelazione del calcio italiano. Condivido perché può essere che con Mister Vivarini tutto cambia, può Ma succedere. questa è una chiamata pazzesca, Pazzesco. Vivarini alla Juve, Mourinho, eh? poi dice, Mourinho è solo uno fortunato che può vincere nei squadroni anticalcio. Sì, condivido Vabbè, però, perfettamente. scusa, però, Salvo ha vinto anche Però una Conference League con la Roma. ha vinto la conferenza, è un vincente, dai, diciamo che è un vincente, è un Con vincente. l'Inter vinse il triplete, l'Inter 70 anni non vinceva la Champions. Non è da tutti, non è da tutti, ah, questo sì, non è da tutti, Con non è da l'Inter tutti. non è da tutti vince la Champions, cioè. Non è da tutti, non è da tutti. Nico, abbiamo gli ultimi 5 minuti, così Va bene, va bene. terminiamo per stasera e poi parleremo poi di calcio internazionale nella prossima diretta, che poi noi pubblicheremo, vi faremo sapere, ragazzi, con la nostra locandina, quando sarà, orario e Esatto. tutto. Ma E poi Seba ci saranno gli europei, notti magiche. sì, notti magiche, e parleremo pure poi di europei e di tutto, però voglio concludere con la Serie A. Un'ultima cosa che ti voglio dire a te è che Vai. vediamo se mi sai rispondere. Cosa è successo a Napoli? Facile. Cosa è successo a Napoli? Cioè, Facile. ho visto un Napoli completamente diverso rispetto all'anno scorso. Guarda chi c'è qua dietro, Seba, guarda chi c'è. Diego. Diego Armando, Ma sai che è comunque, successo? Sai che è successo, Seba? Spalletti. ciao Ento Sisley, ciao Ento. Salvo scrive, al Napoli il cancro è il presidente. Tu che ne pensi, Sì, Nico? Che ne pensi? secondo me quest'anno è mancato Spalletti, è mancato chi faceva giocare la squadra. Punto, Vabbè, Spalletti sì, perché Spalletti è vero, Spalletti ha fatto la differenza, ha fatto grande allenatore, ottimo la allenatore, differenza. Ha fatto la differenza, Seba. ottimo, ottimo allenatore che io spero che con l'Italia adesso, almeno dopo 2 anni che non partecipiamo ai mondiali. Nico, ci sei, Nico? Il cancro è Esce ancora la presidente. canzone. Ovviamente, se tu prendi Garcia come allenatore, allora c'hai anche tu responsabilità. Sì, però dico, come dici tu, l'allenatore fa tanto in una squadra. Ha preso Garcia, vedi, lo scrive pure Salvo. Non puoi prendere Garcia che è stato esonerato in Arabia. Ti dico, il problema è il presidente. Sì, infatti te l'ho detto appena, Salvo. Concordo, Salvo. Ento Sicili scrive, perché non prendiamo Sarri? Sarri è buono pure, eh. Sarri mi piace. Sarri è uno astuto, È uno che astuto. sa. Però non ti nascondo che negli ultimi anni mi piace Gasperini. Il modo con cui sta facendo giocare l'Atalanta è una meraviglia. L'Atalanta è una Certo, meraviglia. Seba, io pure prenderei Gasperini a occhi chiusi proprio. È una meraviglia. Esatto, Gasperini sta facendo esatto. un ottimo campionato con l'Atalanta. Ha già parecchi anni che l'Atalanta la È il sta. numero uno, Seba, 0-3 ad Anfield, Liverpool-Atalanta, 0-3. Quella con il Liverpool è pazzesca, cioè no, Boom! proprio li ha demoliti Boom! tutto e per Demoliti! tutto, tutto e per tutto li ha demoliti. Salvo ci scrive, ragazzi, buonanotte, è stato un piacere chiacchierare con voi di calcio. Salvo, ci vediamo alla prossima e spero ovviamente di vederti collegato e di Grazie, parlare sempre di calcio. Salvo. Grazie, è un piacere anche per noi parlare, vero? Ciao, abbia Rossitto, e concludiamo, Nico, questa bellissima diretta. Finalmente ci siamo ritrovati dopo tanto tempo e spero che continuiamo sempre a fare queste bellissime dirette. Peccato che non ti sto vedendo, ma io ti vedo qua. Io ogni tanto ti blocchi. Ok. Come la concludiamo, Seba? Allora, Salvo ci scrive l'ultima cosa, sebbene l'allenatore ottimo per il Milan sarebbe Fonseca.
la Roma con cui giocava bene. Sì, può essere e non può essere. Io ovviamente può essere che farà bene con il Milan, per carità, però per me il Milan non è una squadra che qualcuno viene e allena subito. Cioè, il Milan, se deve allenare il Milan, deve essere un allenatore preparato, un Sì. allenatore bravissimo, perché il Milan è il Milan. E poi concludiamo una notizia bomba delle Cazzo, mie. ci sta vedendo Davis Vasquez. Un saluto al grande Oh, portierone. ciao Davis, Ciao grande Davis, portiere, sei un grande. Davis, forza Milan, Davis, dai, Milan e Ascoli. dai, che l'anno prossimo ti aspetto a Milano, Davis. Dai, che quest'anno ti salve Ascoli e il prossimo anno a Milano. E concludiamo con la notizia bomba, bro. Grande Davis. Notizia bomba. 1-2, 1-2. Secondo te, per quanto riguarda la Roma, parliamo della Roma. Secondo Ok. te, un giocatore come Dybala, e concludiamo. Come lo vedresti Dybala in un Real Madrid? No, troppo, troppo Seba, troppo. Non ha il fisico, purtroppo si infortuna, è fortissimo, però non regge quei ritmi, secondo me. Poi, non so. Ok, quindi tu secondo te rimarrà a Roma? Seba, al Real Madrid sa chi ci va? Mbappé. Vabbè, quella poi No, parleremo no, Dybala. un altro discorso. Capito? Quando parleremo di calcio internazionale, parleremo di quella. Però secondo te Dybala, tu lo vedi a Roma l'anno prossimo o lo vedi con un'altra big di squadra? Guarda, secondo me De Rossi lo tiene, lo convince, lo fa restare a Roma, De Rossi. Ultima domanda e poi concludiamo. Nicolò Barella, che giocatore. Che giocatore. Da milanista, io l'ho conosciuto qua con la nazionale e l'ho visto giocare. La palla, non si poteva togliere la palla dei piedi. Cioè, te lo dico io da milanista sportivo, ho visto giocare a Barella. Barella, secondo me, è uno dei centrocampisti italiani più forti che abbiamo in questo momento. Allora, Seba, assolutamente sì, però ti posso dire una cosa? Mi confermi? Deve anche lui essere più professionista, Sì, nel senso corregge. più concreto. Dai, Barella, tu sei forte, capito? Sei fortissimo. Ma Dai. secondo te può arrivare a diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo? Le potenzialità ce l'ha, secondo me. Le potenzialità. E io la penso come Sì. te, esattamente. Io Sì. penso che le potenzialità ce le ha. Quindi Dopo. potrebbe arrivare ad essere un centrocampista, uno dei migliori al mondo, secondo te, secondo la tua. Allora, forse lo limita il fatto che sta all'Inter, perché per essere comunque a quei livelli devi andare al Real Madrid, al City, al Bayern Monaco, vero? Cioè. Però secondo te, ci potrà e ci può arrivare ad essere uno dei centrocampisti più forti del mondo a livello internazionale? Sì, si potrebbe. Deve impegnarsi, se vincerà un altro europeo con l'Italia. Comunque ha vinto anche un europeo con l'Italia, c'è da dire. E non è da poco, non è da Non è poco, da non è da poco, no, assolutamente. E poi lo ha vinto anche da protagonista Barella, ci manca assolutamente. solo che vince la Champions e poi concludiamo E infatti, se vinceva la Champions l'anno scorso contro il City, mancava Va bene, Nico, poco. è stato un piacere parlare con te. Ci siamo visti nuovamente questa bellissima diretta assieme. Speriamo di farne altre al più presto possibile. Sì. Io ti ringrazio, è stato un piacere vederti e ne approfittiamo per salutare tutti voi ragazzi e tutti quelli che ci seguite. Nicolò Dub, Sebastiano Belli, Amsterdam, New York, sempre insieme. Great Buonanotte connection a again. tutti ragazzi e come dice Leila Dani,
Viva il football por siempre. Nel Grande percorso. Leonardo. Ciao Seba, Ciao Bello. buonanotte. Buonanotte, ciao ragazzi.